Kawasaki si fa in tre con la Versys 1000 e cala gli assi. È una moto un po' stradale, un po' maxi enduro e un po' gran turismo. La giapponese insomma fa tutto e lo fa anche discretamente bene. Il motore ha carattere, spinge forte sopra senza per questo dimenticare i medi e i bassi, dove risulta, nonostante il frazionamento 4 in linea, abbastanza pronto alle aperture del gas. 118 cavalli a 9000 giri e 102 Nm di coppia massima a 7700 giri le permettono di muoversi agevolmente nonostante la mole complessiva non certo da categoria peso piuma, 239 kg. La posizione in sella è comoda, il busto è retto e le pedane, sia quelle del pilota che quelle del passeggero, sono posizionate alla giusta distanza dalla seduta, che può contare su una sella ampia e generosamente imbottita. In inserimento, Versys è precisa e affilata e anche in percorrenza, grazie ai cerchi stradali da 17 pollici gommati Pirelli Scorpion Trail, non delude. Mantiene facilmente la traiettoria impostata e va precisamente là dove la si indirizza. L'avantreno, così come il retrotreno, lo si può cucire sulle proprie esigenze. Forcella da 43 a steli rovesciati e mono posteriore a leveraggio progressivo, entrambi regolabili sia in compressione sia in estensione. Parabrezza regolabile, manualmente in altezza, paramani e carenatura generosa contribuiscono al comfort alle alte velocità. Nelle trasferte extraurbane la cavano stanca e sembra fatta apposta per macinare chilometri anche e soprattutto in coppia. Elettronica a piene mani con due mappe selezionabili KTRC e ABS, le prime impostabili tramite il pulsante sul blocchetto sinistro, permettono di switchare tra full e low power. Il KTRC invece è gestibile su tre livelli di controllo di trazione ed anche l'ABS, ultimo ma non meno importante, fa il suo dovere. Nel 2012 era offerta al prezzo di listino di 11.990 euro e poteva contare su una lunga lista di accessori. In conclusione, Kawasaki Versys 1000 si presenta come turistica dall'appeal sportivo. Conquista nell'allungo del suo motore, molto ben equilibrata a livello ciclistico e comoda per affrontare lunghi viaggi, magari anche in coppia. Pecca nell'estetica, non proprio emozionale, ma vince nel rapporto qualità-prezzo molto competitivo.